Se erano patatine, se erano ketchup, quello buono, puoi mangiare tutto ciò
Lei fino a 18 anni era riuscita a portarmi in chiesa, ma poi c'è riuscita.
che ci occupa, che ha dato la sua vita per il bene di tutti noi.
sento di lasciare il mio. Io il 5 maggio del 1990, 26 anni. Come si fa a lasciare il mio? Comodità, benessere, l'unico figlio maschio della famiglia. Mio padre mi voleva nell'azienda. E invece sì, mi ha portato con sé. È un lungo viaggio che ho fatto. Prima all'interno della Sicilia, che Palermo ha come Messina, il mare della Lampada, e dietro le montagne, Palermo è così, e da quelle montagne non ha dato più notizie, lasciando la letteratura, si è vero, ma il Signore ha aiutato anche i miei genitori ad attendere, aspettare, perché io ho vissuto da eremita all'interno della Sicilia. Fino ad attraversare lei, la pensetta, fino ad arrivare alla zona di Valguarnera, ai nomi, Raguso, dove gli hanno soccorso che io mi ero ridotto male. Perché quando andai via di casa non ho sopportato niente, io ero abituato a cuore, e invece questa esperienza il Signore mi ha provato. Sì, che avevo fame, ma dentro di me mi sentivo in pace, sereno. Questa esperienza ho ritrovato me stesso. Sono sentito libero, un uomo libero. Che noi diciamo che in questa società siamo liberi. Siamo schiavi dalle scadenze, dal telefonino, dei vizi. Quello che sta accadendo nella nostra società aumenta sempre di più, la tentazione, tutto quello che ci proietta il sistema, questo sì, e dobbiamo stare attenti, la droga, l'alcol, le sigarette, il gioco, ormai le sane da gioco sono diventate normali come dei panifici, come dei bar, anzi si chiudono, parliamo proprio dei panifici, chiudono dei bar per aprire le sane da gioco, per aprire le sane da gioco. Questo porta soldi. Tutti vogliono fare fortuna. Ecco, invece di essere liberi, noi siamo schiavi, siamo sotto una schiavitù. E invece quel giovane scopre la vera libertà, al punto che salva un cagnolino che lo chiamava libertà, quella libertà che è stata la mia assaporata di me. E lì, nei luoghi dove mi hanno soccorso, dei contadini, dei pastori, ho vissuto un periodo lungo, mi chiamavano Urumina. Si sono funzionati quelle zone per campare proprio per il parco della città, ma in quel luogo si avvicinava. Io cercavo di dare conforto, mi confortava anche a me, che avevo tanto bisogno. E non mi volevano lasciare. E come una notte lasciai me, anche in quella zona, lascio delle lettere di quelli che mi erano vicino, mi sono andato via, affronto un lungo viaggio, da pellegrino attraverso poi dalle zone vicino a Catania, fino ai Nepoli e ad arrivare a Messina. Raccontare come ho vissuto questo viaggio non è facile, ma il Signore mi ha accompagnato, questo pastore che mi ha dato un pastore di me, e il cagnolino che mi ha sopportato come me, che mi voleva lasciare. Abbiamo cominciato a camminare tanto, fino ad arrivare a Messina. Ho attraversato la galleria, una galleria lunga, mi sembrò scendere di vite. Ma il Signore non mi ha abbandonato. Il Signore mi chiama sempre e l'ho seguito fino a passare lo stretto. Avevo paura che mi portavano indietro perché mi cercavo. Ma se sono riuscito a prendere un traghetto che poi sbagliò attraverso la gara, mi sono scoraggiato. Ho insistito, sono tornato nella notte del nuovo Messia. Finalmente riuscì a prendere il treno merci. Passato. Fortuna che il controllore non è venuto qui nella stazione, volevano fermare.
punto dove mi potevo ostacolare, non mi avrebbe fatto passare. Non lo scelto di pensiero, però. Il diavolo voleva farmi quanto mi avrebbe passare. San Francesco di Paolo è riuscito a scendere con te, che lui ancora sono in cammino, in realtà la strada ancora, mi avete fatto il canto, e lo fa, e il mio modo bello, e Gesù, Don Valeria, grazie che mi avete fatto ricordare di nuovo, e con quelle esperienze che avevo fatto anche alla Grigia, grazie a quel titolo che dice Santi, come gli uomini santi pure noi, e ancora io devo camminare, e di fatto passo lo stretto, e comincio a attraversare la Calabria, tutta la Calabria, la Basilicata, la Campania, la Lazio, l'Umbria, fino ad arrivare ad Assisi da San Francesco. Ho detto Gesù, e io, e il mio amico più grande, poi c'è gli amici piccoli, e sono San Francesco, Madre Teresa di Calcutta. Thank you.
questi 20 anni di operato, come dice San Francesco, una pietra dopo l'altra in alto livello. E vi devo dire un particolare, non sono rimasto solo, perché il Signore, come dice a tutti, pazienza, sappiate che io sono con voi, dobbiamo avere pazienza, dalla strada, quando sono i portici, chiese alle autorità, prescrisse tutte le massime autorità per levare loro dalla strada, indivano per strada, che noi vogliamo, tutti ci pensiamo noi stessi, ma tanti muoiono per strada, nell'indifferenza di tutti, questo è quello che accade nella nostra società a livello tecnologico. E quando Cristo si sceglie, impotente, aiutarle a portare una struttura perché non trovava struttura, ho chiesto a tutte le autorità, non mi rispondo, aspettavo una risposta, una struttura, un tempo, mi pare, fino a che mi dico sì, allora c'è il capitale papalato. Io non sono andato a pretendere la soluzione, ho chiesto preghiera e ho fatto presente il disagio della stazione. Da dove il cardinale Papalardo, il senatore Papalardo, mi ha ascoltato e mi ha detto quando è finito l'incontro, quando tu vuoi hai bisogno, vieni a trovarmi, vieni a prendere più appuntamenti, se io sono in Puglia, ecco io ti accorgo, se non ci sono non ho un altro giorno. Ma lui invece mi ha dato una sorpresa grande. Dopo una settimana è venuto a centrare la messa sotto i portici della stazione centrale di Palermo. E il cardinale centra la messa, al finale della messa, saluta gli ultimi, i poveri, i barboni, li abbraccia, perché loro subito appena si sentono male, molti loro si corrono subito incontro e vedere questo. Ho dato il cuore di quel giovane che ancora doveva camminare, deve camminare. E lì che mi sono sentito accolto nella chiesa e anche ha scosso la città, tutto questo è stato il direttore delle ferrovie da un piccolo spazio. Posso anticipare un saluto al vescovo. Thank you.
Oggi invece, da quando vedo il cammino, vedo della conversione, cammino missionario, sono testimone che in missione oggi tre comunità, due maschili e una femminile con mille accolti, noi vediamo ogni giorno moltiplicare la pesce. Vai a mangiare a tutti loro quanto basta, quanto larga, quanto ci vuole. Lì da noi una pedale di pasta si fa in 4-5 giorni e finisce una pedale di pasta. Provate a immaginare, mille persone accolte. Ma il Signore, la frase che abbiamo messo per la sede della battaglia, il Signore fino ad oggi ci ha soccorso. E se questo è quello che abbiamo bisogno, proprio di sentire il Signore, di affidarci a Lui, farci trasportare da Lui. E lo che la missione nasce e cresce ogni giorno, con le difficoltà, attenzione, che la preghiera non è diminuita la povertà, è tutte le città, ma in Italia, quindi vita la povertà, con tutto che siamo tecnologici, ho aumentato il disagio, la povertà. Da noi si scopre nella comunità, non c'è solo il povero, perché ormai la parola povero straccia, come si dire il povero fa parte della categoria. E la missione nessun cielo è escluso. Non c'è solo il povero, nemmeno povero, anche che leva tutto. Per il vizio del gioco, dell'acqua, ha venduto tutto e si ritrova per strada all'anno, o perché una separazione, qualunque cosa può creare un trauma, un disagio e si abbandona. Noi troviamo nella stazione persone di paesi della Sicilia che prendono un treno e scappano, e ritrovano nella stazione o delle altre parti, e oltre la Messina, della regione d'Italia, come anche qui da Palermo, la Sicilia prende un treno e va verso il nord, dove si abbandona in altre stazioni. E ogni giorno non affrontiamo solo il problema della Palermo, ma anche dell'Italia, dell'Europa, quando allora sia la Polonia, sia la Romania, problemi grandi fino ad arrivare oggi, nel 2001, con l'emergenza Africa, dove c'è una situazione drammatica. Lo vedete ogni giorno, quanti, qualcuno, quanti. Vite umane cercano di raggiungere un'altra terra, la terra promessa, spero di trovare la terra promessa. E poi trovo invece chi chiude la porta, chi li vuole mandare via, quello che ogni giorno vedete ancora. Come noi siamo emigranti in tutto il mondo, siamo stati emigranti in tutto il mondo, lo siamo ancora. Siamo partiti con i treni, con le navi al lavoro e adesso ci scandalizziamo con i barconi. E qui che la missione si trova ad affrontare questa emergenza enorme, anche quella dei profughi, perché li troviamo spesso dei centri vari nelle città, sperando che gli danno mano, subito trovano il lavoro, la casa e gli siano di vivere con i barconi, i futuri barconi. Sono molto preoccupato di deriveranno dai giovani e dagli immigrati. Questo è il rischio grande della nostra società. Quindi barboni e lo sono. Il rischio grande sono può venire veramente dalla realtà dei giovani e dagli immigrati. Già lo vediamo. Qualcuno ancora oggi non si mette conto. E devo dire il barbone chi è? Il barbone è una persona come noi. È frutto e parte di questa società, per questo non solo dire aiutare, sostenere. Non è una persona totalmente strana, diversa, fa parte di questa società, è frutto di questa società. Allora ecco che la missione cerca di dare una mano. Adesso la missione è enorme, non sappiamo più come accogliere altri fratelli, non c'è spazio, sono pieni le tre comunità. E io credo che questa società deve svegliarsi. Il nostro mondo della missione che stracciati e dati da fare. Chi dice che non c'è più niente da fare, non andate dietro a questa parola. Non so se avete sentito, non c'è più niente da fare, ma il mondo sta finendo, non c'è chi già ha dato la data, quello che questo ha dato, ha fatto la data. Nel 2012 ci sono.
fratello, c'è il lavoro, nel frattempo aspettarlo, datemi da fare, aiutarmi al prossimo, che c'è tanto bisogno di santi, di conviventi, anziani, soli, persone, ecco, è un disagio, come non c'è niente da fare? Oppure mi devo sentire dire da giovani, per una delusione, per una difficoltà, potete fare tante cose, potete fare tante cose. Ecco questo, allora mi raccomando, un giorno, se voi pensate quello che dovete fare nel futuro, fate fare Gesù. Mettiamo tutto nelle mani di Gesù e Lui sa tutto. Perché in ognuno di noi il Signore ha un progetto e facciamo tanti progetti importanti, tanti, ma uno è il progetto. È stata un'impresa, la siamo arrivati e voi mi avete aspettato, ci avete aspettato. Grazie.